Ciao ragazze, bentornati sul canale. Oggi nuovo video e questo sarà un video spacchettamento Poké Blush di album 8. Sono in ritardo come sempre, ma ultimamente sto avendo molti, e quando dico molti intendo veramente molti, problemi con la connessione internet. Infatti ora sto anche cambiando gestore, quindi spero che una volta cambiato il gestore la cosa si assesti e che divento anche un attimino più costante con il caricamento video. Lo spero. Come vi ho detto, questo è il video spacchettamento Poké Blush di album 8. E partirei dal cartaceo. Mi è arrivata questa brochure con scritto Act Beautiful. Poi abbiamo il Tra di noi di album 9 e i nuovi album 9 con scritto fino al 40% su una selezione di prodotti dal 29 giugno al 26 luglio. Io ancora non ho avuto proprio tempo e non ho nemmeno sfogliato i nuovi album. Spero stasera di dargli una sbirciata. Poi mi sono arrivati due dei nuovi sacchetti, questi qui in carta. Questi sono un po' piccini, non so se c'è il formato più grosso, ma penso di sì. E direi di iniziare con i prodotti. Come primo prodotto che mi è stato ordinato questo bagno doccia energizzante mi stavo di pompelmo, ma non so perché, all'albicocca e rosmarino. Sono 200 ml di prodotto, penso ci sia anche il formato più grosso, e questa è un'edizione estiva. Poi mi sono stati ordinati diverse delle novità. Poi mi sono state ordinate diversi di questi gel doccia concentrati che sono una novità dell'album 8, e se se ne acquistava tre, infatti sono uscite tre profumazioni che sono vaniglia, questa invece al mango e l'altra è all'olio d'oliva. Sì, se se ne acquistava tre se ne pagava due, e infatti due clienti ne hanno approfittato e hanno acquistato tutte e tre le profumazioni. Queste sono le prime tre, e poi abbiamo le altre. Dov'è l'altro? Eccolo qua. Le altre tre, che sono queste. Altra novità di album 8 che mi è stata ordinata sono questi gel idratanti. Gel energizzante idratante per il corpo, 200 ml di prodotto, ecotubo. Ha la stessa profumazione del bagno doccia, che viene sempre di pompelmo, non so come mai oggi ho questa fissazione. Comunque albicocca e rosmarino, e me ne sono stati ordinati due. Poi immancabile nei miei ordini brochet la maschera, l'impacco per capelli della linea riparazione, che sono 150 ml di prodotto con all'interno olio di jojoba, e sapete che mi piace tantissimo come maschera perché mi lascia il capello idratato, morbido ma non appesantito. Altri prodotti che mi sono stati ordinati sono tre smalti, e sono quelli estivi. Allora, la prima colorazione che mi è stata ordinata è la numero 69, che è un azzurrino. Poi abbiamo la 59, che è invece una sorta di albicocca però pastello. E poi il numero 29, che invece è un rosina molto 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 tenue, quasi tendente al bianco, però si nota che comunque c'è una punta di rosa. Poi per quanto riguarda il make-up, mi è stato invece ordinato il mascara Sexy Pulp. Nella colorazione, che tra l'altro ha cambiato il packaging, nella colorazione 01, che è, vabbè, la colorazione nera. E ultimo prodotto che mi è stato ordinato per quanto riguarda il make-up è questo ombretto tenuto a 12 ore waterproof nella colorazione 02 Magnolia, ed è questo qua, che è una sorta di champagne. E niente, questo è stato l'ordine di album 8. Come avete visto è comunque un ordine piccolo, ma sono comunque soddisfatta perché non è facile, soprattutto nel periodo estivo, quando i clienti partono, chi parte, chi viene, insomma, non è mai facile organizzarsi con gli ordini, quindi sono comunque soddisfatta. Fatemi sapere voi se avete acquistato qualcosa di brochure ultimamente, se avete fatto ordini, insomma, tenetemi un po' aggiornata. Io vi mando un grande, grande, grande bacione e ci vediamo al prossimo video.